Oggi Alfredo Ricciardi, l'uomo senza cappello, era commissario di pubblica sicurezza a Napoli durante l'era fascista. Passeggiando con lui vi racconteremo del fatto, vi racconteremo di Maione, di Bambinella, dell'amico fidato, il dottor Modo, delle sue donne, la Tata Rosa in primis, e Livia ed Enrica. Vi racconteremo dell'antico quartiere della Corsea e del palazzo di Chiaromonte, i palazzi di Marcello Canino, tutte le opere visionarie e immaginate dal Duce nell'era fascista. Ovviamente non potrebbe mancare il meraviglioso Palazzo delle Poste, ideato da Vaccaro. E camminando giungeremo verso quella che un tempo era la questura di Napoli, oggi è il municipio. Quindi guarderemo una piazza del municipio completamente diversa, rivoluzionata, e da lì balzeremo verso il teatro dell'opera più antico d'Europa, il San Carlo. Per salutarci ci sederemo ad un tavolino e tra un sorriso e una chiacchiera, un caffè e una sfogliatella saremo pronti certamente a ricominciare la nostra passeggiata insieme a Maurizio e ai suoi fantastici protagonisti.